Sai veramente tutto sul DJ Mini 2? Secondo me no. Ci sono dei segreti, o meglio chiamarli tricks, che ti lasceranno a bocca aperta. Ragazzi, e benvenuti in questo nuovo video dove andremo a vedere i 10 segreti o cose che non sai sul DJI Mini 2. Ma prima di iniziare, se ancora non l'hai fatto, vorrei chiederti di iscriverti al canale attivando la campanella e se ti va a seguirmi su Instagram, dove postimi più bei lavori. Allora ragazzi, il DJI Mini 2 è un drone, come ben sappiamo, avanzatissimo, ha tantissime funzionalità e credo che tante di queste non le conosciate. La prima, ragazzi, più che un segreto, questo è un tricks. Se per caso rimanete a corto di batterie, quindi avete finito magari tutte e tre le batterie o avete soltanto una batteria e non sapete più cosa fare perché non potete più volare, c'è un piccolo trucchetto: potete usare il radiocomando per caricare la vostra batteria del DJI Mini 2. Vi faccio vedere subito. Se avete già un cavo attaccato USB-C e utilizzate quindi uno smartphone con USB-C, potete collegarlo direttamente. Se invece avete un iPhone dovete sostituirlo, ma escono tutti i cavi, quindi attacco il mio cavo USB-C al radiocomando, lo accendo e lo collego al drone. Guardate cosa succede: il drone si sta ricaricando e in questo modo potete ovviare a questo problema. Quindi ricaricate la batteria del DJI Mini 2, ma fate attenzione che ovviamente scaricherete quella del radiocomando. Sicuramente quella del radiocomando è molto più capiente, quindi riuscirete a caricare tutta la batteria del DJI Mini 2, ma questa operazione può essere fatta soltanto una volta. Un'altra cosa, ragazzi, il modo più veloce per trasferire i file dalla nostra SD, ok, non quelli che già ha registrato il nostro smartphone, quindi al nostro smartphone per poi poter rielaborare e caricare sui social e quant'altro, il modo più veloce è lo smart transfer. Come si attiva? Dobbiamo prima accendere il drone, dopodiché mi raccomando accendete anche l'app sul vostro smartphone, attendete che si accende, faccia tutte le procedure del caso, e appena ha finito, quindi appena ci sarà la lucetta verde, andiamo a premere questo pulsante qua, teniamo premuto e si accenderà questa luce azzurra. Dopodiché automaticamente sentirete questo doppio beep sul vostro smartphone con l'app DJI Fly aperta, vi comparirà, se andiamo in album, vi comparirà connetti al drone. Quindi ci colleghiamo al nostro DJI Mini 2, facciamo accedi, in questo modo noi andremo a vedere direttamente i file presenti sull'SD del drone e potremo così scaricare dalla nostra SD direttamente sul nostro smartphone i file in alta qualità. Clicchiamo ad esempio su un file, io faccio download completo. C'è solo un piccolo problemino: nel caso in cui magari siate in un ambiente dove ci sono interferenze, non si attiverà la connessione ultra veloce, quindi quella più veloce possibile, che sarebbe la 5 GHz, ma soltanto la 2, quindi scaricherà in modo un po' più lento. Siamo al terzo punto e magari qualcuno si può lamentare che sul DJI Mini 2 non c'è un 4K 60 frame per poter effettuare uno slow-mo. Ma in realtà è così, ma non proprio. Perché questo? Perché noi possiamo anche utilizzare il 4K a 30 o a 25 frame e in un secondo momento, in post produzione, come vi ho fatto vedere in un video, vi lascio qui nelle schede, effettuare uno slow-mo. E ragazzi, il risultato è veramente eccezionale. Quindi anche con soltanto 25 frame per secondo, non proprio per tutte le scene, ma per la maggior parte delle scene girate col drone in aria, si può avere uno slow-mo in post-produzione. Quindi abbiamo un 4K a 50 o 60 frame anche col DJI Mini 2. Andate a vedervi il video, è molto interessante. Un altro punto, ragazzi, è la nostra HUD, cioè la nostra interfaccia che abbiamo sullo smartphone mentre voliamo, cela dei piccoli segreti, nel senso che se noi andiamo a cliccare magari sui satelliti, magari sulla batteria, magari su quasi tutte le informazioni che
troviamo sul nostro schermo, troveremo delle ulteriori informazioni che potranno essere molto utili, anche perché sono più veloci da poter raggiungere, come per esempio il ritorno a casa, ok, come la massima altezza, eccetera eccetera, senza entrare nelle impostazioni e quant'altro. Possiamo anche vedere la mappa, possiamo anche sistemare le impostazioni video e tantissime cose, e questo lo possiamo fare direttamente dalla nostra HUD, dalla nostra interfaccia che abbiamo a schermo, senza entrare nelle impostazioni e quant'altro. Siamo molto molto più veloci. Quinto trucco, ragazzi, adesso entriamo nei meandri, nelle cose più interessanti: il log di volo. Intanto andiamo a vedere dove si trova. Andiamo in profilo, come vedete sulla sinistra c'è scritto quante ore di volo abbiamo fatto, eccetera eccetera. Clicchiamo su altro. Qui abbiamo il nostro diario di volo, quindi tutti i voli che noi abbiamo fatto, e come potete vedere, faccio per esempio vedere questo volo: 906 metri percorsi, 28 metri di quota massima, 10 minuti di volo. In più, come vedete nella parte destra ci sono anche i file che avete registrato, che le registrazioni avete fatto. Se noi clicchiamo qua possiamo vedere, ragazzi, il volo che abbiamo fatto, proprio tutti i movimenti che ha fatto il drone durante quel volo. In più c'è la batteria, in più c'è i satelliti, comunque tutte le informazioni di volo. Se noi andiamo e prendiamo qua lo slider, possiamo anche vedere tutti i voli che abbiamo fatto, e c'è pure tutto il tracciato. Un'altra cosa che possiamo vedere è i comandi che abbiamo impartito al drone cliccando su questo pulsante in alto a destra. Noi qui vedremo, guardate ragazzi, tutti i comandi. Vedete, qui stiamo andando in avanti, stiamo andando verso l'alto, poi giravo, comunque tutti i comandi che abbiamo dato agli stick. Cosa veramente veramente interessante. Quindi qui abbiamo, in questa schermata qua, tutte le informazioni relative ai voli che abbiamo fatto. Sesto punto è come registrare i dati di volo anche dentro le registrazioni video. È molto semplice questa cosa, magari non sapevate a cosa servisse quell'opzione là, adesso ve la farò vedere. Se andiamo ovviamente nelle impostazioni, fotocamera, c'è scritto sottotitoli. Ma che sottotitoli dovrà registrare? Ecco, sono tutte le informazioni di volo. Se noi le abilitiamo, lui ci registrerà quindi tutte queste informazioni in sottotitoli. Quindi quando poi andremo a registrare qualsiasi cosa, non lo so, qualsiasi registrazione con questa opzione abilitata, andiamo a vederla sul nostro computer, dovremo da lì attivare semplicemente i sottotitoli. Una volta fatto ciò, a schermo vi compariranno tutte le informazioni, le coordinate e quant'altro. Ecco a cosa serve questa funzione sottotitoli qua video. Settimo tricks, diciamo meglio, questo è un trucco che vi do da videomaker, ragazzi, lo faccio anch'io per essere anche più veloce: è il bilanciamento del bianco automatico manuale. Automatico manuale che cosa significa? Che quando noi andiamo a registrare, di solito io vi consiglio di registrare in modalità manuale. Sì, è vero, ma per sapere, diciamo, per essere un po' più precisi, magari anche perché magari siamo sotto al sole, non vediamo bene, magari una cosa o un'altra, per regolare il bilanciamento del bianco, cosa molto semplice: fare, cliccare su auto, ok, quindi lui se la regolerà in modo automatico, e subito dopo levare l'auto, in modo tale che lui non la modifichi più nel tempo, ok, e quindi rimarrà quella per tutto il volo. Può essere diciamo sbagliata di qualche po', ma sicuramente in certe situazioni dove noi vediamo ben poco è molto più precisa di quello che potremmo fare noi. E con questo trucchetto abbiamo sistemato il bilanciamento del bianco. In post produzione gli diamo un piccolo colpetto come al solito e siamo veramente perfetti. Entriamo adesso nella top 3, anche se sono gli ultimi 3, ma sono quelli più nascosti e diciamo quelli che vi lasceranno un po' così. Il primo, ragazzi, cioè l'ottavo punto, che quando noi andiamo a far atterrare il drone, io di solito lo faccio atterrare quasi sempre sulla mano, quindi lo prendo, ok, proprio direttamente. Cosa faccio per farlo spegnere? Posso anche ribaltare il drone. Se voi andate a ribaltare il drone, lui si spegnerà
automaticamente, senza dover cliccare nient'altro, ok? Quindi appena voi lo prendete, ribaltate, il drone si spegnerà automaticamente. Nono punto, ma voi sapete a cosa serve questo pulsante qua, oltre ad avere il return to home? Di lato vedete che c'è un tasto pausa, ma non è per mettere in pausa le registrazioni, non è per mettere in pausa nient'altro, è per mettere in pausa il drone, ragazzi, avete capito bene, in qualsiasi situazione. Se noi stiamo correndo, cliccate quel bottone, lui si stopperà nell'aria. Se noi stiamo facendo una quick shot, clicchiamo quel bottone, si stopperà. Qualsiasi operazione voi stiate facendo, cliccando il pulsante pausa, lui si fermerà, cercherà in qualche modo di fermarsi nel punto preciso, ok, che voi avete cliccato quel pulsante là. Quindi se state anche andando a 1000 in modalità sport e cliccate quel pulsante là, lui ignorerà tutti gli altri comandi e si bloccherà. Una cosa veramente interessante se state facendo qualche operazione, magari vi volete bloccare assolutamente anche con le quick shot e quant'altro. Decimo e ultimo trucco segreto, ragazzi: se noi andassimo a far volare il drone dalla mano, cosa che faccio ormai sempre, ovviamente armo i motori come al solito. Come si armano i motori? Verso l'interno o verso l'esterno. Quindi basso verso l'interno, basso verso l'esterno, i motori cominciano a girare, ok, senza fare nient'altro. Quindi dopo aver armato i motori, dato che abbiamo il drone in una mano, il radiocomando in un'altra, magari non riusciamo a premere il tasto e quant'altro, la cosa più semplice da fare per poterlo fare volare è spingerlo verso in aria o spingerlo verso il basso e lui automaticamente andrà in volo e si stazionerà. Questa è una cosa molto utile che ormai uso sempre, perché faccio volare il drone dalla mano, spingo il drone verso l'alto e lui comincia a volare praticamente in modo automatico e staziona là, fermo immobile, in attesa di comandi. Ebbene ragazzi, questi erano i 10 segreti barra trucchi sul DJI Mini 2. Credo che non li sapevate tutti, anzi, se ne sapete qualche altro scrivetelo qua sotto nei commenti. Se il video ti è piaciuto, ovviamente ti è stato utile, lascia un like e iscriviti al canale, attiva la campanella per rimanere sempre aggiornato. E noi, come sempre, ci vediamo a un prossimo video. Ciao!